Biglietti, prego. Allora, raga, oggi. Ah, aspetta, salve amici esploratori. Oggi sono in Borghese perché comunque fa un caldo allucinante. E siamo in questo treno abbandonato, al perlomeno qualche vagone. E come si può vedere, c'è un sacco di barbonaggio, vestitaggio, rumentaggio, spazzaturaggio. Sono sincero, non c'è nessun odore se non quello classico di chiuso di questo vagone qua. Pensavo di trovare peggio, invece in realtà no, in realtà. Però entrano abbandonate, un urbex diverso. Un Trenux. Un Urbex. Urban Exploration. Train Exploration. Un Trex. Oggi siamo al Parco Roia, scalo merci ormai abbandonato di Ventimiglia e in teoria, non so se lo vedete alle mie spalle, è una cosa lunga a chilometri. E questo era proprio una storia di treni che arrivavano, scaricavano, tornavano, container. E solo che non c'ho voglia di andare fin laggiù. Magari aspetto che passa il treno. Quindi niente, ora percorriamo un po' qualche centimetro di binari, perché sono già stanco. E niente, ragazzi, ci sono questi capannoni, questi binari e questi vagoni abbandonati, che non è che c'è tanto da vedere, fondamentalmente. Però sarei curioso di seguire il binario, tipo Cammino di Santiago, e vedere dove mi porta. In realtà da nessuna parte, è un binario morto, però qua c'è il scambio di binario, allora esco dai binari. Allora, qui c'è, almeno non so se c'è ancora, perché io vengo a fare le robe senza informarmi. Fecero anche un centro accoglienza per i migranti. Sì, no, ma fumati una sigaretta, Sgrips. Quindi non so se esiste ancora tutta questa situazione. Una cosa è certa, al 90% è in stato di abbandono. C'è tipo questo che è alle mie spalle che sembra una sorta di deposito, comunque c'è un po' di movimento, macchine parcheggiate. Invece laggiù, lontano lontano, ci sono questi capannoni che però passando prima con la macchina, aspettate, guardo che, ecco, tra un po' cado in un buco. Che niente, sono belli saldati, sono tutti gli accessi chiusi, però provo ad andare fin là che c'è una roba pitturata, non so cos'è, forse sono delle cabine, non lo so, mo guardo. E boh, fatemi fare questi due passi prima che inizi a piovere, che già una goccia l'ho sentita. E niente, adesso taglio il video e come per magia tra un secondo siamo laggiù. Scende anche. Sì, però hanno murato gli accessi. Probabilmente qui si andava, boh, magazzini, vai a sapere.
O forse era un semplice sottopassaggio. Comunque l'hanno murato. Si è notato che ho sbagliato taglia, comprata su internet. Un po' grossa, eh. Bene ragazzi, cos'altro aggiungere? Il video termina qui, io vi do appuntamento come sempre al prossimo video e vi saluto da questo binario triste e solitario. Ciao da Sgrips! Binario, triste e solitario, tu che portasti via col treno dell'amore la giovinezza mia.